È stato presentato ad Arezzo il primo bilancio di sostenibilità per il gruppo Estra, la multi-utility dell'energia partecipata indirettamente da 97 comuni toscani. Maria Adele De Francisci. Era già un successo l'utile triplicato nel 2015 rispetto ai 12 mesi precedenti, oltre 33 milioni di euro. Anche dalla semestrale 2016 ora arrivano notizie confortanti per la multi-utility di gas e luce Estra, che vede ricavi e utili di esercizio in crescita. Il gruppo, una delle prime 10 compagnie italiane nell'energia, libero mercato e partecipato indirettamente da 97 comuni toscani delle province di Prato, Grosseto, Firenze, Pistoia, Siena e Arezzo. Città quest'ultima scelta per la presentazione del primo bilancio di sostenibilità dell'azienda per competere con i colossi dell'energia, oltre a una possibile fusione con gli ex rivali di Toscana Energia. Per Estra ora l'obiettivo è piazza affari con la quotazione in borsa, spiega il presidente Francesco Macri. Il grande passo lo sapete, manca il via libera del Consiglio Comunale di Arezzo, mi risulta che gli uffici stiano lavorando alacremente, credo che entro novembre arriveranno i risultati.